Ciao a tutti, mi chiamo Marta e sono una guida turistica abilitata di Roma e provincia. In questi giorni da isolamento da coronavirus sto cercando un po' di mettermi in gioco, di essere positiva. Quindi ho pensato di creare dei piccoli video per le famiglie, ma soprattutto per i bambini, per invogliarli, una volta finita l'emergenza e poi con l'arrivo della primavera e dell'estate, ad andare in giro per la città e scoprire particolari e bellezze appunto della nostra Roma. Io qui ho un testo che ho scritto io, con un linguaggio assolutamente semplice, cercherò di essere molto chiara e cercherò di darvi ogni giorno dei piccoli sassi, così li potrete mettere nel vostro taschino e poi ritrovarli più avanti. Bene, quello che voglio, con cui voglio iniziare è spiegarvi questo percorso. Avevo pensato di suddividere i video in rioni. Ma soprattutto bambini, sapete che cos'è la parola rione? Beh, è una parola antica, viene da una parola antica, della lingua latina. Avete sentito parlare del latino? Beh, il latino era una lingua diffusissima anticamente, più o meno come il nostro inglese. Cerchiamo di studiarlo tutti, proviamo a parlarlo tutti, ascoltiamo le canzoni e molte parole inglesi. E anche anticamente il latino cercavano di conoscerlo e di parlarlo tutti. Bene, il rione era, ed è tuttora oggi, la divisione della città in piccole zone. Dentro ogni rione c'erano determinate attività, determinate tradizioni e soprattutto determinate radici. Che cosa sono le radici? Sono quelle cose più antiche, che sono più a fondo e che poi ancora oggi noi possiamo vedere, studiare e far parte della nostra vita. Bene, dovete sapere che la prima divisione in aree è stata fatta addirittura prima dell'anno 0, circa 600 anni prima dell'anno 0. Quindi, se noi siamo nel 2020, parliamo di circa 2620 anni fa. Wow, una data lontanissima. E chi è che fu il primo a volere questa divisione? Fu il re Servio Tullio, uno dei famosi sette re di Roma. Ragazzi, non stiamo parlando dei sette nani, ma dei sette re di Roma. Ve li ricordate? Vogliamo ripassarli tutti insieme? Allora, primo, Romolo. Secondo, Numa Pompilio. Terzo, Tullo Stilio. Quarto, Anco Marzio. Quinto, Tarquinio Prisco. Sesto, Servio Tullio. Settimo, Tarquinio il Superbo. Quindi questo re, che era il sesto ed era Servio Tullio, divise la città in varie zone. Queste zone principalmente erano quattro: la Suburana, l'Esquilina, la Collina e la Palatina. Allora dovete ricordarvi, dovete sapere che a Roma c'erano sette re e ci sono ancora oggi sette colli. Vogliamo ripassare insieme i sette colli? Celio, Esquilino, Quirinale, Viminale, Palatino, Aventino e Campidoglio. Sì, ho bisogno di leggerlo perché anche io me li scordo. Bene, quindi dovete pensare che queste quattro zone rappresentavano un po', come un recinto di alcuni di questi colli. Vediamo, nella zona numero 1, che era la Suburana, era compresa la collina del Celio. Nella zona numero 2, che era l'Esquilina, era compresa la collina dell'Esquilino. Nella zona numero 3, che si chiamava Collina, c'erano all'interno il Monte Quirinale e il Monte Viminale, mentre nella zona numero 4, che era chiamata Palatina, c'era all'interno quello che è tuttora il Colle Palatino. Restavano fuori quindi due colli. Uno era il Campidoglio, che è quello dove adesso c'è il nostro sindaco, dove c'è il municipio, mentre il secondo è quello dell'Aventino. L'Aventino è un posto bellissimo, c'è per esempio il Roseto, quindi tra poco che è primavera, potrete andare insieme ai vostri genitori a vedere le rose e a sentire il loro buonissimo profumo. Bene, dunque. Solo più avanti, quindi parlavamo di più di 2600 anni fa, un po' più avanti, più o meno verso l'anno zero, diciamo, arrivò un imperatore che si chiamava Augusto e Augusto decise di dividere la città in addirittura
14 zone, chiamate regioni o rioni. Bene, poi Augusto era un imperatore e faceva parte quindi dell'impero romano. Cosa successe? A un certo punto, nel 476 d.C., cadde l'impero romano, si ruppe l'importanza dei romani all'interno dell'Europa e quindi non avevano più potere. Bene, cadde l'impero romano e arrivò l'epoca medievale, il Medioevo. Il Medioevo è conosciuto soprattutto per essere un'età un po' buia, un po' triste. Quando parliamo di Medioevo, per esempio, ci vengono in mente dei castelli un po' cupi, re un po' burberi, cattivi, magari dei cavalieri che combattevano con cattiveria. Bene, questo l'età medievale era il XII secolo, il secolo in cui però a Roma iniziano a ricostruire alcune cose, iniziano a costruire delle chiese, iniziano a costruire dei palazzi. Ma ragazzi, sarà soltanto più avanti nel XIII secolo, che realmente era l'anno 1200, e attenzione, questo è un anno importante, è l'anno in cui nacque Dante Alighieri e nacque Marco Polo. Potete andare da mamma e papà e chiedere se sanno chi sono questi due personaggi e magari farvi raccontare qualche storia curiosa da loro. Bene, quindi quando fu il XIII secolo, ulteriormente iniziò a crescere la città. Non solo costruivano delle cose molto belle, ma iniziavano ad arrivare anche gente dalla campagna intorno alla città per popolare proprio la città di Roma. Attenzione, è arrivato il Rinascimento. Insieme al Rinascimento arrivano degli artisti molto importanti e molto famosi. Avete sentito parlare di Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello? Non stiamo parlando di tartarughe ninja, anzi, le tartarughe ninja hanno proprio i nomi di questi quattro artisti, così vi entrano proprio qui nella vostra testa e non ve li potete scordare. Bene, questi artisti erano i più importanti dell'epoca rinascimentale, perché era una rinascita. Abbiamo detto che il Medioevo era un periodo magari un po' cupo, un po' triste, invece nel Rinascimento tutti vogliono vedere delle cose bellissime, iniziano a dipingere con dei colori meravigliosi, tutti i monumenti vengono costruiti con il marmo bianco, rosa, insomma, ricomincia la vita, ricominciano tutti quanti ad essere un po' più sorridenti e tutti quanti a voler vedere il bello nelle cose. E grazie a questi artisti e anche a tanti altri, Roma, ma anche altre città in Italia, ricominciano a diventare delle città meravigliose. Che succede poi? Lo sapete? Perché nel XVIII secolo, stiamo parlando del 1700, Roma fu occupata dai soldati francesi. E questi francesi cercarono un pochino di sistemare la divisione dei rioni e praticamente alla fine ne divisero 12. Subito dopo questo periodo, che è chiamato Età Napoleonica, conoscete Napoleone? Avete mai sentito parlare di Napoleone? Beh, Napoleone è famoso perché era uno abbastanza cattivo, a dire il vero, però era un personaggio un po' strano, perché è sempre stato dipinto nei quadri o comunque nelle statue come uno un po' piccoletto, un po' anche cicciottello, però nonostante la sua statura un po' piccola, fatemelo dire, è invece sempre stato un personaggio molto grande e molto importante. Normalmente Napoleone viene raffigurato con una mano all'interno della giacca ed un cappello un po' buffo. Anche questo, chiedetelo ai vostri genitori e magari fatevi vedere un'immagine da Google o da un libro di Napoleone Bonaparte. Quindi ragazzi, dopo l'età napoleonica, quindi dopo che i francesi finalmente erano andati via, i rioni a Roma diventarono 8. Poi lo sapete che successe? Roma nel 1871 diventò la capitale d'Italia, la capitale come è oggi. E questo perché? Perché ci furono due personaggi importanti che hanno combattuto dal nord al sud d'Italia per creare l'Italia, così un paese unico come lo conosciamo adesso. Questi due personaggi
furono Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Quindi, nel 1871, Roma, capitale d'Italia, aveva 15 rioni. E poi, soltanto più avanti, e stiamo parlando di adesso, anche all'età contemporanea, diciamo negli ultimi neanche 100 anni, sono stati standardizzati 22 rioni. Ci sono anche altri quartieri esterni che sono dei quartieri moderni che non fanno capo, non fanno riferimento a questi rioni storici. Pensate, tra gli ultimi rioni ci sono, io vi dico un po' di cose così magari vi rimangono. Ci sono per esempio Prati oppure Borgo, che sono dei luoghi importanti perché anticamente sono successe delle cose lì all'interno e quindi sono diventati rioni storici. Che altro dire? Che altro dire? Grazie ai francesi però, attenzione, i francesi volevano che i rioni fossero ben definiti. Questo perché? Perché c'era stato in un'epoca antica un periodo in cui non si conoscevano bene i confini e quando si parla un po' di divisione, di politica, è bene tenere i confini. Quindi, che cosa fecero? Fecero mettere le placche con i nomi delle città e sopra le placche con i nomi delle strade e oltre al nome delle strade fecero mettere anche dei numeri. Anche oggi, se andate in giro nella parte appunto del centro della città, vedrete che ci sono queste placche di marmo con il nome della piazza o della via in cui state transitando e c'è scritto R. punto e un numero, ma non un numero 1, 2, 3 come quelli che utilizziamo noi, un numero scritto con numeri romani. Chiedete a mamma e papà di farvi vedere questa cosa e sicuramente vi sapranno dare una spiegazione perché quel R significa rione e il numero romano significa il numero di rione in cui siete in quel momento. Bene, vi ho fatto una piccola introduzione. Adesso nei prossimi giorni registrerò altri video e spero che vi piaccia fare questo percorso insieme a me. Ciao a tutti, ciao!